L'ingegner Romagnoli, prego. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono Lorenzo Romagnoli e sono l'Application Engineer di Magaldi Green Energy. Parto, il mio intervento, è riferito a una tecnologia di thermal energy storage e definendo il contesto, in cui si applica e le potenzialità come strumento, decarbonizzazione del settore industriale e flessibilizzazione della rete elettrica. Una breve introduzione, come sta la slide principale? Una breve introduzione sulla Magaldi. Allora, la Magaldi è un'azienda fondata nel 1929 ed è attualmente leader mondiale per la produzione di nastri trasportatori di materiale ad altissima temperatura. Sin dagli albori nel 1930, in cui è stata realizzata la prima super cinghia in pelle, fino alla realizzazione dell'innovativo sistema MACH per il trasporto appunto delle ceneri utilizzato negli impianti a carbone per l'estrazione delle ceneri, che appunto consente un abbattimento del consumo di acqua per questi processi, fino poi ad arrivare adesso, successivamente agli anni 2000, dove l'azienda si è lanciata nel settore delle rinnovabili, realizzando principalmente due prodotti che vediamo qui rappresentati. Sulla sinistra, quindi, abbiamo lo STEM CSP-CST, che è principalmente un sistema di concentrazione solare in grado di produrre energia termica ed energia elettrica a partire dalla radiazione solare, grazie appunto alla realizzazione di un campo eliostati, ovvero un sistema di specchi che convoglia la radiazione solare in un punto per appunto riscaldare un elemento, quindi una materia, che viene utilizzata per generare a sua volta energia termica ed elettrica. E poi abbiamo, il sistema MGTES che raccoglie dalla tecnologia STEM il ricevitore, però elimina la parte di concentrazione solare e la sostituisce con energia elettrica o termica. Poi abbiamo anche sviluppato contestualmente al sistema STEM il sistema eliostati, che è un controllo avanzato di puntamento degli specchi per convogliare la radiazione solare. L'intervento di oggi è svolto soprattutto, per dare una panoramica della tecnologia MGTES, in quanto nell'ultimo periodo, appunto, abbiamo avuto un forte interesse dal settore industriale, in quanto questa tecnologia è in grado, come vedremo più avanti, di decarbonizzare il settore industriale e soprattutto, per l'impiego di materiali rinnovabili, ma anche, per il raggiungimento di processi difficilmente decarbonizzabili. Prima di tutto vorrei contestualizzare la tecnologia fornendo, dando due, sottolineando due punti. Il primo, appunto, è riferito che viene anche, mostrato in questa slide, dove appunto si è stato estratto uno studio dal McKinsey, dal Long Duration Energy Storage Council di McKinsey, che appunto fa vedere come all'aumentare della penetrazione delle rinnovabili all'interno del settore elettrico, la durata dell'accumulo cresce inevitabilmente, ovvero si passa, superato il 60% di penetrazione delle rinnovabili, ad una crescita esponenziale della durata di accumulo, passando appunto da una durata giornaliera, settimanale, fino ad una durata stagionale. Questo appunto ci fa capire l'importanza dello storage, come anche menzionato dall'intervento precedente. Un numero, per dare un numero, in Italia Fonte Eterna ci dice che, secondo lo scenario 50-55, nel 2030 ci aspettiamo l'installazione di una capacità aggiuntiva di circa 95 gigawattora di accumuli. Il secondo punto, invece, non per importanza, è il fatto che studi mostrano che il 74% della domanda di energia nel settore industriale è sotto forma di calore, calore che può essere principalmente vapore o aria calda.
E questo 74%, di questo 74% il 90% viene prodotto da fonti fossili. E questo appunto ci porta a raggiungere il concetto che il 28% delle emissioni globali di CO2 viene proprio dal settore industriale. E questo, diciamo, è il contesto in cui si cala la nostra tecnologia di accumulo termico, che consente appunto un'integrazione con le fonti rinnovabili per la generazione di energia termica rinnovabile. Conosciamo appunto, diciamo, l'aspetto dello storage è condivisibile per più tecnologie. Conosciamo tutti le batterie, batterie elettrochimiche, l'accumulo meccanico, quindi, come prima menzionato, i sistemi a pompaggio idroelettrico e accumulo chimico. La nostra tecnologia fa parte della famiglia dell'accumulo termico, ovvero diciamo dell'accumulo di energia sotto forma di calore sensibile o latente, che sia, in una sostanza. E diciamo lo scopo principale delle tecnologie di storage è proprio quello di fornire flessibilità al sistema in cui è inserito e diciamo la maggiore flessibilità sia quando le tecnologie coesistono, quindi diciamo immaginiamo un contesto in cui tutte le tecnologie di storage riescono a dare il proprio contributo. Passando alla tecnologia, quindi fornendo un dato più tecnico della tecnologia, in questa slide è rappresentato il modulo, appunto l'MGTS, che sta appunto per Magaldi Green Thermal Energy Storage, e non è altro che un serbatoio all'interno del quale è contenuta la sabbia, che come vedremo successivamente è fluidizzata attraverso l'insufflaggio di aria dal basso, e che appunto consente di essere riscaldata elettricamente o termicamente tramite degli elementi immersi nel letto di sabbia. Quindi per la carica elettrica abbiamo la disponibilità di acquisire energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile, come ad esempio fotovoltaico o eolico o altri sistemi, ma anche direttamente da rete fornendo servizi ausiliari. Per poi, diciamo, integrare anche la carica termica acquisendo gli scarti, quindi waste heat provenienti da impianti industriali o addirittura impianti termoelettrici per flessibilizzare la domanda. In questo momento la tecnologia si trova ad una fase di sviluppo, ad una maturità tecnologica di livello 7, quindi un TRL di livello 7 per l'applicazione Power to Heat, quindi energia elettrica in ingresso e energia termica in uscita, e contiamo nei prossimi 9-12 mesi di raggiungere la fase di industrializzazione realizzando i primi FOAC. Una volta appunto vista gli input termico ed elettrico, vediamo un po' cosa c'è dentro a questo modulo. Quindi abbiamo, come dicevo prima, un serbatoio pieno di sabbia che viene fluidizzata, quindi insufflando una porzione d'aria dalla parte bassa del letto, che risalendo il serbatoio, quindi la sabbia, consente la fluidizzazione del letto, e questo, diciamo, ci consente di raggiungere efficienze di scambio termico per la fase di carica e la fase di scarica molto elevate. Inoltre, diciamo, il materiale impiegato, che è la sabbia, può essere riscaldato a temperature molto elevate, superiori ai 1000 gradi, diciamo. In questo momento di sviluppo tecnologico ci siamo stanziati sulle 620 gradi come limite massimo di temperatura, ma possiamo spingerci oltre. E comunque, diciamo, il fatto di avere una fluidizzazione del letto ci consente di avere elevata diffusività termica rispetto ad altre tecnologie di thermal energy storage simili. In fase di output, quindi avendo acquisito energia e avendola trasformata in calore sensibile all'interno del letto di sabbia, possiamo generare in uscita energia termica. Energia termica che può essere vapore o aria calda ad alta temperatura, che può essere impiegata così com'è all'interno di processi industriali, ma può essere anche utilizzato, nel caso in cui si genera vapore, per la riconversione in energia elettrica, ovvero diciamo per riconvertire l'energia elettrica attraverso turbine a vapore.
Ovviamente, diciamo, nei due processi, nel caso in cui si abbiano due output, in questo caso elettrico e termico, le efficienze di round trip sono variabili. Nel caso in cui si voglia produrre energia termica, l'efficienza è molto alta, superiore al 90%, che poi scende gradualmente fino al 30-35%, nel caso in cui si voglia riconvertire questa energia in energia elettrica. Ovviamente, diciamo, per forza di cose, per il ciclo Rankine. La tecnologia, ovviamente, come si poteva immaginare, è una tecnologia modulare, ovvero il serbatoio può essere dimensionato in funzione della capacità termica che si vuole ottenere. Questo, diciamo, deriva dalla quantità di sabbia contenuta all'interno del modulo. Abbiamo capacità termiche per il singolo modulo che vanno, diciamo, dai 4 MWh termici fino ai 50-60 MWh termici per il modulo da 500 tonnellate. E poi, diciamo, questi moduli possono essere accoppiati in diversi modi, ma non scendo nel dettaglio, per realizzare capacità termiche di accumulo dell'ordine del gigawattora termico. Quello che vedete alla destra, alla vostra destra, diciamo, è la realizzazione di un impianto di circa 20 moduli che occupa un campo da calcio, quindi un'occupazione del territorio come un campo da equivalente a un campo da calcio, per accumulare un gigawattora termico. Come dicevo all'inizio, quindi la tecnologia è 100% rinnovabile, nel senso che i propri materiali, i materiali di cui è composta sono rinnovabili. Stiamo parlando semplicemente di sabbia e acciaio con temperature operative che abbiamo detto superiori ai 600-700 gradi. Questo appunto ci consente di raggiungere gran parte dei processi industriali, diciamo, presenti e ci consente anche di avere una tecnologia modellabile sul caso studio, ovvero con tempi di carica e scarica che dipendono ovviamente dalle esigenze del contesto industriale. La tecnologia è riconosciuta dagli enti come ERINA o EPRI, istituti di ricerca molto importanti, come una tecnologia ottimale per essere impiegata in contesti industriali e di potenza, quindi nel settore power. Questo appunto dovuto al fatto di caratteristiche dovute alla sicurezza, dovute anche al basso costo di O&M, al basso costo di installazione, ma anche diciamo affidabilità dei materiali impiegati. Passando al lato applicativo appunto della tecnologia, in questo momento diciamo abbiamo riscontrato molto interesse dal settore industriale, soprattutto per il fatto che appunto questa tecnologia è in grado di elettrificare i processi termici industriali utilizzando energia rinnovabile, energia di scarto rinnovabile. Ovviamente tutti sappiamo che l'energia elettrica è meglio se la utilizziamo come sottoforma di energia elettrica, ma come abbiamo visto all'inizio, quindi nel contesto di forte penetrazione dell'energia rinnovabile, ci troveremo di fronte ad un forte curtailment e quindi a un necessario utilizzo anche a bassa efficienza, diciamo tra virgolette, dell'energia elettrica. Comunque sia, le applicazioni sono diverse. Vediamo in questa slide, diverse applicazioni come l'elettrificazione dei processi termici industriali, ma anche l'accoppiamento con impianti di cogenerazione o impianti di generazione di calore tradizionali, quali ad esempio caldaie o cogeneratori a gas principalmente, per appunto disaccoppiare la generazione di energia elettrica da quella termica e flessibilizzare di per sé il processo di generazione e di fornitura di energia termica, ma anche diciamo nel contesto di hub di accumulo di energia per diciamo nel contesto di inserimento in altre tecnologie. Abbiamo poi altre applicazioni, ad esempio l'integrazione in impianti offshore e miniere, diciamo, che sono, diciamo, in prospettiva. Quindi, come caso applicativo tipico della tecnologia MGTS, abbiamo l'applicazione Power to It, ovvero abbiamo in ingresso energia elettrica, quindi possiamo acquisire scarti e flessibilizzare appunto la rete
acquisendo energia elettrica da fonte rinnovabile, fornendo servizi di regolazione, ma anche, diciamo, agganciandoci alle fluttuazioni di mercato. Riscaldare quindi il modulo, quindi diciamo avere una flessibilità, un buffer, appunto dovuto alla presenza dello storage, per poi diciamo rilasciare il calore decarbonizzante, appunto nel caso in cui l'ingresso sia l'energia rinnovabile, con un abbattimento della carbon footprint, appunto del settore industriale di riferimento. In particolare, diciamo, come rimanendo nel contesto attuale, questa tecnologia consente di incrementare l'autosufficienza energetica dell'industria in cui è applicato e quindi diciamo di svincolare la bolletta dalle fluttuazioni del prezzo dell'energia. Vi lascio diciamo come ultima slide questa diciamo, quest'immagine in cui al centro vediamo il modulo MGTES che può essere integrato in diversi contesti, a partire quindi dal collegamento elettrico con il surplus di rinnovabile, ma anche per la flessibilizzazione della rete, fino all'accoppiamento bidirezionale con gli impianti industriali e impianti termoelettrici, quindi per incrementare la flessibilità, per poi restituire anche un servizio di power to power qualora ce ne sia appunto abbondanza di energia elettrica in ingresso. Con questo diciamo concluso, vi ringrazio per l'attenzione, qualsiasi domanda resto a disposizione. Grazie.